Ho scoperto il tumore primario appunto che ero molto giovane e dopo soltanto 3 anni, a 34 anni, mi hanno diagnosticato anche le metastasi. È chiaro che la tua vita ti si ribalta completamente, quindi bisogna ricominciare un pochettino a rivedere un po' tutti gli affetti e a dare anche delle priorità che prima magari uno non ci pensava. E quindi per quanto riguarda le persone che mi erano più vicine, i rapporti si sono veramente molto intensificati con loro, si sono fatti più veri e più forti. La percezione con il tempo che passa, dare nuove priorità e i cambiamenti nei rapporti e negli affetti, anche l'esperienza con il gusto a tavola, per esempio, ma non solo, sono alcuni degli argomenti essenziali nella vita di chiunque di noi, ma intendiamo declinarli in modo diverso, cioè attraverso l'esperienza delle donne che convivono con una diagnosi di tumore al seno avanzato. Io sono Stefania Andreoli e questo è Tempo di Vita, una produzione One Podcast che intende dare voce a persone che non sono solo pazienti, ma sono delle donne che possono portare la loro testimonianza intensa e piena di emozioni alle quali poter fare da cassa di risonanza perché la loro voce possa essere una testimonianza preziosa. Gli affetti, che effetto ci fanno? Dico sul serio, al di là del gioco di parole. Allora, intanto ci definiscono per la serie dimmi come ami e ti dirò chi sei. Ah, e poi ci cambiano, sia in positivo che in negativo. Ci migliorano, certo, ma sanno anche peggiorarci. Una buona affettività partecipa in modo attivo, da protagonista alla qualità della nostra vita, tanto quanto è vero anche il contrario, vivere cattivi sentimenti, nel senso di rapporti con il meno davanti, diventa motivo di preoccupazione e di dispersione di energie, quando non addirittura di vero e proprio malessere. Anche la scienza conferma il primato degli affetti sugli altri bisogni. Per esempio, mi viene in mente un celeberrimo studio condotto da Harlow con le scimmiette Rhesus. Prese dei cucciolini e chiese loro di scegliere tra un feticcio della mamma ricoperto di pelliccia e un altro simulacro che invece conteneva in sé del cibo. Ebbene, i soggetti sperimentali preferivano un abbraccio al nutrimento. Beh, non avevano mica tutti torti, si accoccolavano nei pressi della finta mamma ricoperta di pelliccia perché il cibo sì, sazia lo stomaco, ma l'affetto sazia la pancia, cioè il luogo dove vivono le emozioni. Si tratta della scelta di chi ha un istinto sottile per le cose e sa che gli esseri viventi rispondono sempre, come prima cosa, a un bisogno di sicurezza. Ma se è vero che sono i sentimenti positivi a plasmare le nostre esperienze e la nostra personalità, vale anche l'inverso? Cioè, anche la vita può modificare il nostro modo di amare e voler bene agli altri? Quando ci capita qualcosa, restano immutati oppure cambiano? E nel secondo caso, è un buono o un cattivo segno? Se e come si modificano i modi di volersi bene quando, per esempio, viene posta una diagnosi di malattia che mette in discussione l'esperienza quotidiana costruita fino a quel momento lì con gli amici, i genitori, i colleghi, il partner, i figli, con noi stessi. Come si ama quando si ha paura? Non sono sola in questa esperienza, come tutte le storie bisogna scriverle insieme a qualcuno, con me c'è Chiara. A me piace partire dall'inizio perché credo che serva a dare un'indicazione di orientamento della narrazione, quindi io partirei, se tu ne avessi voglia, da come è stata per te la scoperta e la diagnosi e qual è la tua storia con la malattia. Io mi sono ammalata che ero molto giovane, avevo 31 anni e avevo un bambino di 1 anno e mezzo, quindi una situazione un po' particolare, un po' delicata. E ho scoperto il tumore primario appunto che ero molto giovane e dopo soltanto 3 anni, a 34 anni, mi hanno diagnosticato anche le metastasi e quindi è stato un impatto emotivo molto molto forte e molto doloroso anche che ho dovuto metabolizzare.
è chiaro che la tua vita ti si ribalta completamente, quindi bisogna ricominciare un pochettino a rivedere un po' tutti gli affetti e a dare anche delle priorità che prima magari uno non ci pensava. E quindi per quanto riguarda le persone che mi erano più vicine, i rapporti si sono veramente molto intensificati con loro, si sono fatti più veri e più forti. A chi pensi quando dici questo? Allora, io penso innanzitutto al mio compagno e a mio figlio, ovviamente, anche ai miei genitori e gli amici più stretti, che veramente si contano in una mano. E partiamo da mio figlio, che è la persona che più di tutti probabilmente ha risentito di questa situazione, quindi anche dei miei stati d'animo. Quando arriva la diagnosi e dopo il percorso, diciamo l'evoluzione dopo della malattia, quindi tutta la parte che ne consegue, è sempre un susseguirsi di emozioni altalenanti. Quindi faccio un esempio: magari prima di un controllo sono più volubile, sono più anche irascibile, se vogliamo. Poi dopo la situazione si ritorna, diciamo, nella normalità, ecco, quindi. E mio figlio, che ovviamente ne percepisce molto questi sbalzi d'umore miei, quindi io ero molto preoccupata per lui, per la sua crescita, e ci tenevo che non fosse un po' diverso dai suoi compagni, dai suoi amici. Ma la sorpresa è stata senz'altro in positivo, perché mi sono accorta che in realtà è maturo più degli altri suoi amici per tante cose, e ha sviluppato una sensibilità anche nel stare accanto alle persone più bisognose, più che magari hanno delle problematiche diverse. Ecco, lo vedo che veramente lui è attento, è molto attento a queste cose. Quindi è diventata l'esperienza condivisa con la sua mamma anche un'occasione magari per irrobustire ulteriormente caratteristiche che probabilmente gli erano proprie, come la sensibilità, ma farle diventare un punto nobile anche della sua crescita? Esattamente, proprio così. Tu che scelta hai fatto? Hai cercato il modo di parlargli, di dare voce, espressione, definizione alle tue emozioni? Hai lasciato che invece riempissero l'aria e in qualche modo fluissero senza dare un contenitore? Qual è stata la vostra esperienza? Innanzitutto mi sono fatta un po' aiutare, perché ci tenevo che lui seguisse un percorso, diciamo, dettato anche da una persona esperta che mi consigliasse su come mi dovevo comportare. Quindi io ho iniziato a dirgli un po' le cose, lui mi faceva le domande e io gli rispondevo, quindi non ho mai non detto le cose, lui ha sempre saputo tutto, quindi si è anche instaurato un clima di fiducia. Assolutamente. Lui si fida di me, sa che se io gli dico una cosa è la verità, non è una bugia, e questo è importante. Fondamentale. Sono un punto di riferimento, e questo ci ha aiutato appunto nel fortificare il nostro rapporto. È importante per me, io sono importante per lui. Ci teniamo per mano, ecco. Grazie per questa immagine, mi piace molto che tu mi consegni questa mano che si stringe, anche se non puoi sapere il motivo, tra un momento ti svelerò perché mi colpisce che stiamo pensando le stesse cose. Ma prima vorrei farti un'altra domanda, se tu mi permetti di arrivare in un punto un po' più intimo della tua esperienza. Citavi tra le persone affettivamente significative della tua cerchia importante il tuo compagno. E vorrei poter sentire la tua voce rispetto a sé, come è cambiata l'esperienza affettiva e nell'intimità con lui a seguito della diagnosi. Sì, allora, il nostro rapporto è stato inevitabile che cambiasse, che modificasse, ma io non vedo soltanto gli aspetti, io vedo soprattutto le cose belle, positive di questa evoluzione, perché si è sicuramente maturato, è un rapporto più maturo, più consapevole. E lui per me è diventato veramente un punto di riferimento che è indispensabile, perché mentre prima magari era più un rapporto di pancia, se lo vogliamo definire così, quindi fatto di emozioni, un po' più fra virgolette giovanile, adolescenziale, ecco,
Ovviamente i farmaci cambiano un po' il nostro corpo, la nostra fisicità, e quindi questa cosa piano piano è entrata anche nel nostro rapporto di coppia, e quindi è stato importante ovviamente parlarne, affrontare la cosa insieme, non lo viviamo come un problema. Lo racconti come se in fondo questo fosse sempre stato abbastanza affrontabile, non c'è stato un contraccolpo o il bisogno di fermarsi e trovare nuovi modi? Siete stati fluidi nel trovare una nuova dimensione? È venuto tutto molto naturale, e ovviamente non da un giorno a quell'altro, ma è stato un percorso. Quindi noi abbiamo adattato la nostra storia e abbiamo cambiato anche il nostro modo di relazionarci, di stare insieme e di vivere la nostra relazione di coppia. Chiara, ascoltarti mi fa pensare che la tua testimonianza portata proprio dalla tua viva voce possa essere messa a servizio anche di donne che vivono un'esperienza simile. Quindi avrei la tentazione, prima di proseguire, di chiederti un'altra cosa. Tu prima dicevi che nella relazione con tuo figlio trovasti una buona idea farvi accompagnare da un professionista che potesse farvi crescere insieme dentro al nuovo elemento introdotto nella tua vita. Invece, per quanto riguarda la coppia, voi non vi siete fatti accompagnare, vi siete fatti forte del legame per poter trovare modi nuovi, rinnovati per stare insieme. La nostra esperienza è stata agevolata dal fatto che il mio compagno è un medico, di conseguenza, lavorando già in quel settore, lui comunque mi ha anche sempre accompagnato alle visite che facevo, quindi conosce bene tutta la mia situazione. E è un percorso che stiamo facendo insieme. In realtà non abbiamo ancora trovato un punto di arrivo, ma ci stiamo lavorando, perché probabilmente ci sarebbe anche il bisogno di farci aiutare, così come ho fatto con mio figlio. Però in questo momento stiamo cercando di affrontare la cosa fra di noi nel migliore dei modi, come possiamo, ecco. Poi no, è molto bello che tu restituisci l'idea di un divenire, perché in qualche modo racconta anche delle sfide che spostano sempre un po' più in là l'obiettivo. È l'ultima domanda davvero, però me ne stimoli una dietro l'altra. Credi che esista una meta a un certo punto, cioè un punto in cui si arriva, dove si stabilisce che oltre a quello di meglio non si può più fare perché si è reciprocamente appagati? Chiedo. No, secondo me non esiste una meta, perché tutti i rapporti sono sempre in continua evoluzione, e quindi bisogna sempre, secondo me, darsi degli obiettivi e non fermarsi mai, perché nel momento che uno pensa di essere arrivato, in realtà poi arriva il problema, quindi arrivi e poi te ne dai un altro. Esatto. Senti, sai che prima ti dicevo, ma come, mi restituisci l'immagine della mano stretta che non si perde, e sorridevo perché Jung lo chiamava inconscio collettivo. Non potevi sapere che oggi io in realtà ho scelto per noi la citazione da un romanzo celeberrimo, conosciutissimo, di Stefania Auci, che si intitola I leoni di Sicilia, dove ci sono due aspetti che tu senza saperlo nominavi nella conversazione con me, che sono gli alti e bassi, quindi i chiaroscuri, le altalene dell'esperienza con la malattia, ma anche appunto l'immagine del legame che si tiene fisicamente e metaforicamente. Guarda, te la leggo. Se per te una persona è ragione di vita, non c'è nulla che tu non possa affrontare. Ma se stare accanto a una persona è un obbligo, o peggio, un dovere che senti di dover assolvere, allora no, non devi farlo. Perché ci saranno giorni in cui non riuscirete a parlarvi e litigherete, e vi odierete a morte, e se non c'è qualcosa che ti lega qui, e gli tocca il petto, e qui, aggiunge, e gli sfiora la fronte, se non troverete qualcosa che vi unisce veramente, non avrete mai la serenità. E non parlo del rispetto reciproco, della frenesia dei baci, ma dell'affetto, della certezza di poter avere una mano da stringere ogni notte dall'altra parte del letto.
Sono un po' emozionata e su questo introduco la mia seconda ospite, professoressa, buongiorno, la professoressa Grazia Arpino, oncologa dell'ospedale Federico II di Napoli. Senta, ci introduce Stefania Auci, quindi è un buon inizio. Questa mano tesa che stringe l'altra e si tengono insieme, nonostante tutto, nella sua esperienza di medico, come si declina con le sue pazienti? Vede anche lei gli affetti mutare durante le terapie e nel corso della malattia? Certo, è un messaggio estremamente forte ed estremamente importante per tutte le donne che hanno questa patologia. Una diagnosi di tumore mammario è un trauma, cambia la vita, una diagnosi di tumore mammario metastatico ancora di più. Oggi la scienza tende una mano ai pazienti perché ci muoviamo su terapie che offrono un'alta efficacia e una tossicità relativamente limitata. Quindi, in linea di massima, la modalità di vita delle nostre pazienti non è così impattata dalle terapie che eroghiamo. Purtuttavia la percezione di malattia metastatica, quegli effetti collaterali non così eclatanti, ma che comunque vanno ad impattare la sfera sessuale delle pazienti, l'astenia, la stanchezza, e che quindi in qualche modo hanno un impatto sia sulla vita sociale che sulla vita coniugale, vengono percepite come estremamente detrimentali in termini di felicità nel vivere la vita, di qualità di vita con le persone a cui si vuole bene. Pertanto, probabilmente l'affettività in sé per sé non cambia, vengono ristabilite le priorità, però bisogna in qualche modo tendere la mano verso le nostre pazienti spiegando che la vita può in qualche modo, con degli accorgimenti necessari dovuti alle terapie che facciamo, continuare a scorrere con quell'entusiasmo, quella possibilità di sentire le persone vicine come prima della diagnosi di tumore della mammella. E a noi oncologi spetta il compito, secondo me, di fornire quegli strumenti scientifici che oggi abbiamo per permettere che la qualità di vita venga preservata al massimo, quindi per la sessualità, accorgimenti, per tutte quelle sfere anche intime che possono in qualche modo rendere i rapporti con il partner più complessi. E ponendo un'attenzione che in qualche modo spesso è negletta, perché le donne hanno difficoltà a parlarne, il partner lo stesso. In genere l'oncologo parla solo della malattia e non parla di come la malattia cambierà quel rapporto, cosa che invece secondo me è prioritaria, perché come abbiamo visto il rapporto con la famiglia, con gli affetti e col partner può dare quella forza che serve per affrontare un problema di questo tipo. Ecco, questo mi interessa moltissimo perché, come sottolineava correttamente anche lei, capisco che nel suo ruolo di oncologa probabilmente gli argomenti prioritariamente con la paziente e con il partner o la partner della paziente possano essere inizialmente altri, però trovo prezioso che stiamo dicendo che a un certo punto occorra atterrare anche su quello. Per la sua esperienza clinica, è lei a dover condurre la paziente a parlare di affettività e intimità, o le sembra che sia la paziente a introdurre l'argomento e a cercare il conforto del medico? No, secondo me è l'oncologo che deve, diciamo, iniziare questo tipo di discorso, perché l'attenzione della paziente e anche dei familiari ovviamente è tutta dedicata a quanto la terapia impatterà sulla sopravvivenza, quali saranno gli effetti collaterali, e quindi in quel momento, diciamo, non c'è l'attenzione a tutto il resto, anche perché come cambierà tutto il resto generalmente non si conosce, quindi è un problema che non ci si pone all'inizio. Però io credo che proprio in quella fase lì, dal momento che oggi non parliamo più di vita o di morte, ma parliamo di una cronicizzazione di malattia molto spesso, allora è proprio in quella fase, nelle fasi iniziali, in cui va impostato un discorso chiaro, anche col partner spesso, in cui viene illustrato quali saranno le problematiche a cui potrebbero andare incontro come coppia, come famiglia, e vengono offerti quei presidi che servono per supportare tutta la famiglia in questo percorso, perché è un momento di fragilità
E io credo che con un'appropriata educazione dei pazienti, del supporto familiare, questa fragilità si possa trasformare in una forza. Mi piace molto il concetto di educazione, perché in effetti anche etimologicamente proprio porta fuori l'occasione di poter condividere questo argomento, perché di fatto credo, se siamo d'accordo, che commetteremmo un errore a far passare l'idea che a fronte della diagnosi o della convivenza con la malattia allora l'intimità possa essere sacrificata o non diventa più importante perché si riprioritizza, anzi probabilmente diventa qualcosa che, se tolto, se negato o se in qualche modo perso, impatta anche sulla qualità della vita stessa della persona prima ancora che della coppia. E quindi, secondo lei, quale potrebbe essere il tabù legato al fatto che la paziente di suo forse non fa delle domande in questa direzione, ma è onere del medico portarla a ragionare su questo argomento? Credo sia fondamentale avere all'inizio un incontro con il partner e la paziente, in modo tale da illustrare quelle che sono le modalità di cura e i problemi cui si potrebbe andare incontro, e da permettere al partner di essere preparato ad affrontare quelli che potrebbero essere degli effetti collaterali, delle modifiche del rapporto, almeno transitorie, finché poi non vengono, diciamo, elicitati tutte le problematiche e risettato un pochino il rapporto alla luce di quella che è il cambiamento terapeutico effettuato. Lo trovo davvero prezioso, perché per quanto possa sembrare intuitivo, credo che non vada dato per scontato, cioè un discorso portato alla presenza, oltre che della paziente, anche del partner, permette proprio di restituire di significato quello che potrebbe capitare nella coppia senza che venga frainteso, perché di fatto c'è qualcosa su cui possiamo avere il controllo e allora lì ci si lavora, e poi c'è qualcosa che ci trascende, che è la convivenza con la malattia. Quindi anche da parte della persona che sta con la paziente, sapere che un conto è sentirsi o essere rifiutati, un altro conto sono delle fatiche da mettere in interlocuzione tra i due partner della coppia, mi sembra che faccia tutta la qualità diversa. D'altronde è quello di cui stiamo parlando: parlare, trovare le parole per dire le cose e renderle contenitori di significati e di valori per ogni persona coinvolta. Io so, professoressa, a proposito di valori, che lei tiene molto opportunamente all'approccio multidisciplinare quando si parla di intimità e affettività in relazione alle pazienti con tumore al seno avanzato. Perché? L'approccio multidisciplinare oggi è la chiave di volta della terapia oncologica, perché di fatto le differenti discipline sono diventate così specialistiche che è importante avere l'esperto di quella determinata materia. E questo chiaramente coinvolge il campo fisico, come l'ortopedico, nonché il radioterapista, e anche il campo invece psicologico e psichico, che probabilmente gioca un ruolo ancora maggiore rispetto a tutto il resto. È chiaro che negli incontri con l'oncologo il tempo è limitato, spesso non si ha la possibilità di sviscerare tutte le problematiche che sono legate ad una diagnosi e una terapia legata alla malattia metastatica, e che quindi un supporto da parte di un'equipe esperta in questo tipo di problematiche, un supporto psicologico, può essere estremamente importante. Come anche noi stiamo integrando nei nostri percorsi multidisciplinari anche i sessuologi e i ginecologi, perché ci danno una mano importantissima, ci fanno vedere delle terapie che noi ovviamente non conosciamo in profondità essendo oncologi, e ci permettono di offrire dei percorsi dedicati in maniera proattiva, quindi non necessariamente a richiesta. L'importante è che venga alla paziente comunicato che esistano, e che quindi chi ha questa possibilità, se ce n'è bisogno. E questo permette di non vedere tutto nero davanti, ma di continuare a godere la vita e tutto quello che arriva con il tumore della mammella metastatica. Assolutamente sì, e fa anche un'operazione in più. Se io so che cosa mi viene proposto, posso scegliere. Certo. Stabilirò se faccia il caso mio oppure no, ma sarò libera e probabilmente riacquisterò anche un certo protagonismo pur dentro all'esperienza di malattia che a volte fa sentire invece in impasse. Grazie, professoressa. Chiara, a me sembra che, per quanto non abbiamo detto tutto, chissà quanto andremo avanti a parlare dell'argomento, abbiamo toccato dei punti nevralgici. Farei chiudere a te. Se ti dico affettività, a quale emozione nella pancia la colleghi? La prima che ti viene in mente? Fiducia, rispetto, amore. Più di una. C'è tanta roba dentro. Sì.
Chiara, grazie. Abbiamo condiviso molto e probabilmente se proseguissimo diremmo altro, come te prima, no? Che si mette sempre un po' più in là l'ostacolo perché si può arrivare sempre un metro oltre. Per cui oggi con te ho ancora una volta imparato questo. Grazie alla professoressa Grazia Arpino, oncologa dell'ospedale Federico II di Napoli, per aver condiviso con noi la sua esperienza professionale che quotidianamente vive con le sue pazienti. Il percorso con Novartis e Salute Donna Onlus prosegue con altre testimonianze, altre esperienze, altre emozioni e tempo di vita.